Come tutti sappiamo, circa due mesi fa è arrivata la nave Moby Zaza. La sindaca ha fatto un post trionfante, è stata una grande conquista, perché con questa nave, con questa Moby Zaza, da Lampedusa non arriverà più nessuno con i traghetti. Non è accanto a un negozio di souvenir, accanto al bar, cioè arrivano là vicini a noi, per carità di Dio, niente contro queste persone, ma dobbiamo sapere prima se stanno bene o male. Perché la Moby Zaza deve andare via da Porto Empedocle? Intanto la Moby Zaza, io ho detto che ci sono forti dubbi sulla regolarità di questa nave per quanto riguarda la sicurezza sanitaria, e va fatta da parte della sindaca una richiesta per verificarlo. Dopodiché, siccome deturpa l'immagine della città, quantomeno, come è stato per il film che l'hanno allontanata, questo che hanno girato qua in questi giorni, noi non siamo di meno. Dobbiamo far sì che i turisti, chi viene qua, questa nave non la veda, si metta in un altro posto. Ma quali sono i problemi che può procurare questa nave ai migranti e a chi ci lavora? I problemi è che se non c'è sicurezza sanitaria, chi sta a bordo e poi scende a terra ci può portare quello che trova a bordo. Ma lei semplicissimo. Lei ha fatto delle precise osservazioni riguardo alla sicurezza di queste navi. La reazione, perché le navi ospedale hanno una caratteristica diversa. Ogni nave ha l'immissione e l'aspirazione per cabina singola. Per quel che mi risulta a me, in queste navi, compresi i traghetti, sono a circuito chiuso e questo non può andare. E allora qual è l'alternativa? L'alternativa è che ci mettano le navi come c'è, l'ho detto io, l'Allegra già pronta, in modo che chi è là sopra e chi è a terra sia sempre tutelato. Se vogliono fare le cose serie, devono fare le navi ospedali serie, perché sennò diventa una buffonata. Esattamente, lo dice lei, ci sono i video ben conservati che possiamo in ogni momento andare a rivedere. Ha esultato quando è arrivata perché pensava che il vento favorevole le portasse pubblicità. Ora che la città è in rivolta per questa nave, dice che non la vuole più e chiede al PD di levarla, come se al governo non ci fossero pure loro.